Ciao a tutti ragazzi e bentornati sul canale Art. Siamo tornati dopo un'eternità su MXGP3. Stiamo per affrontare quella che è la quintultima gara del mondiale con la nostra MX2. Allora, in teoria siamo lì lì per vincere il titolo. Siamo all'Hommel in Belgio, come potete vedere le condizioni non sono le migliori, ma abbiamo fatto una pole position molto preziosa. Vai così, partiamo subito. 3, 2, 1. Non è andato benissimo il conto alla rovescia. È che non ho capito da quando iniziano i 5 secondi. Ammazza Bernardini, che volo si è fatto. Come potete vedere le condizioni non sono delle migliori. Piove e anche abbastanza. Dobbiamo recuperare in classifica dopo la pessima partenza. Madonna! Abbiamo puntato il posteriore per terra. Bello sto scrappetto, piccolino, piccolino. Scusi Erlings. Non è stata proprio felice qui. Qui c'è una specie di canalone. Madonna, sul muro. Siamo nel canalone, mamma mia come diluvia. Probabilmente ragazzi per il prossimo episodio torneremo alle gare da 3 giri, perché onestamente 5 giri, 2 gare da 10 minuti sembra un po' troppo. Ecco, non abbiamo fatto neanche su MotoGP le gare da 2 gare da 5 giri, facciamo una da 6. E allora anche su MXGP sfrutteremo la stessa formula, 3 giri per gara, gara 1 e gara 2, sono 6 giri alla fine. Quindi è uguale a MotoGP, qui siamo andati molto esterni. Erlings ha agguerrito, eh. No, è stato superato, anzi, come non detto. Ora c'è Paturel in seconda posizione. Maronna! Non l'abbiamo presa velocissimamente questo curvone. Qui c'è un canale, ecco, ci siamo stesi nel canale. Meglio andare in quell'esterno, va. Non ho capito perché esce dal canale, ragazzi. Forse andiamo troppo veloce, in effetti, con l'asfalto bagnato, l'asfalto, il terreno bagnato. Oppela! Occhio a sti saltelli che sono bastardissimi. Di rimanere all'esterno qui, niente, l'abbiamo preso. Abbiamo preso sia l'uno che l'altro, tra l'altro. Stiamo mettendo margine. Che cacchio. Tra un po', ragazzi, torneremo anche con Dirt. Sempre se non ritorna il caldo afoso della settimana scorsa.
Mamma mia, che scrub abbiamo fatto. Saluto di nuovo a Bernardini, che era già caduto all'inizio della gara, si è steso nuovamente. Stavolta la traiettoria interna ha pagato. Oppela. Mamma mia, che zompo. Abbiamo completamente superato il panettone con quel salto. Attenzione qui. Abbiamo evitato entrambi i panettoni adesso. Non so quanto abbia pagato in termini di tempo. Siamo per arrivare sul traguardo. Inizierà il penultimo giro. Mi sono preso una craniata a terra incredibile. Ci è stata una laggata pazzesca, raga. Occhio a sta curva. Dentro nel canale, siamo usciti. Abbiamo un ampio margine di vantaggio, ragazzi. Questo è il penultimo giro, ragazzi. In gara 2 vedo di tagliare, se magari la situazione è tranquilla come qui, come in gara 1. Tra l'altro non so se avete notato, si sentono i tuoni. Oppela. Waves che ci portano fuori strada. Ultimo giro che sta per iniziare. E inizia in questo momento. Mamma mia, come abbiamo tagliato qui. Il problema è che dopo siamo finiti corti. Mamma mia, come l'abbiamo preso quel canale, raga. Ancora. Sembra quasi un po' più asciutto di prima. Quindi la moto tiene meglio. Minchia, me l'ho dimenticato. Sta smettendo di piovere. Ci ha piovuto tutta la gara. Arriva alla fine e spiove. Mi devo incazzare? Considerato che questa sarà la situazione anche di gara 2,
mi devo incazzare forse. E si va a vincere questa gara 1 all'Hommel. Benissimo ragazzi, andiamo in gara 2. Sì, gara 2. Diciamo che non è partita malissimo, ma non neanche nel miglior dei modi. Lord Shot l'abbiamo preso, però abbiamo lasciato la frizione troppo presto e il cancelletto si è abbassato dopo che noi siamo partiti. Tracciato è molto più veloce di gara 1, eh. Ora fino a quando non inizia a piovere forte. E infatti. Inizia il primo giro vero dopo il buco. Minchia, già li stiamo lasciando dietro, raga. Decisamente. Stiamo abbandonando già, stiamo salutando tutti. Stiamo salutando anche il tracciato. La situazione comunque in questa gara 2 sembra un po' più instabile rispetto a gara 1, meteorologicamente parlando. I cambi di clima sono molto più frequenti a quanto pare. Vedete che appena smette di piovere si velocizza un sacco la pista. Bene così, caduto Ferrandis che era in quarta posizione. Mi dispiace per lui, ma non ce ne può fregare di meno. Anche Tonkov. Queste situazioni sono un po' al limite per i piloti. Saluto anche Ansti. Necatombe. Va bene ragazzi, visto che comunque la situazione è stabile, siamo stabilmente in prima posizione, io direi di tagliare qui e di vederci direttamente al penultimo, all'ultimo giro.